La discarica ragusana di Cava de' Moricani è sempre guasta perché ormai è vecchia. Adesso un problema all'impianto di TMB ha bloccato la raccolta in diversi comuni blei, ma l'emergenza è ancora all'orizzonte ed è un'altra, ovvero l'imminente chiusura della discarica di Motta Sant'Anastasia, dove termina la parte secca dei rifiuti, discarica che potrebbe presto chiudere il prossimo mese, discarica che appunto potrebbe chiudere a giugno. Intanto un ennesimo guasto meccanico presso l'impianto TMB di conferimento nella discarica di Cava de' Moricani ha causato la momentanea chiusura dello stesso impianto per i prossimi giorni e non ha reso possibile ieri la raccolta del secco indifferenziato a Gerratana. Per lo stesso motivo, già nella giornata di mercoledì scorso non è stato possibile raccogliere il secco indifferenziato a Monterosso Almo. A spiegare la natura del problema, l'esponente del circolo, il Carrubbo di Legambiente, Claudio Conti, già assessore all'ambiente del comune di Ragusa. Il problema è che si tratta di un impianto ormai piuttosto obsoleto, sottolinea. Per fare un esempio, quello di Gela è costato 20 milioni di euro, mentre quello di Ragusa appena 2. Si tratta di un guasto derivante da un pezzo rotto, ma i disagi sono momentanei. Il problema piuttosto è un altro, come spiega lo stesso Conti. Attualmente la parte secca va a finire nella discarica di Motta Sant'Anastasia, che però potrebbe anche chiudere a giugno perché c'è un contenzioso in corso. Chiudendo Motta potrebbe davvero entrare in crisi tutta la Sicilia. In piena estate si tratta di un problema non da poco. La discarica non esiste, prosegue Conti. Ed è inutile parlare della possibilità di ampliare, piuttosto si deve individuare un sito in provincia per chiudere il ciclo. Ne sarebbero stati individuati 3 in particolare, 2 a Ispica e 1 tra Acate e Vittoria. Al momento l'assemblea dei sindaci aveva deciso per Ispica, ma c'è un ricorso e quindi è tutto fermo. La soluzione, secondo Conti, passerebbe da un'adeguata differenziazione dei rifiuti domestici. La raccolta differenziata è fatta male, lamenta Conti. Le statistiche ci dicono che nell'indifferenziato che va alla TMB si trova sia l'umido che la plastica che la carta, tutto in percentuali importanti. Si torna dunque sempre alla buona e cara vecchia sensibilizzazione e informazione, magari a partire dagli studenti della primaria o ancora meglio della scuola dell'infanzia. Intanto, proprio ieri pomeriggio, Legambiente ha organizzato a Marina di Acate la campagna Riprendiamoci la spiaggia, spiagge e fondali puliti. L'appuntamento per i volontari era stato fissato alle 16 al lungomare di Marina di Acate. Nell'ambito del progetto Trasformare la fascia trasformata, i volontari insieme a Legambiente hanno voluto ripulire una parte della spiaggia di Marina di Acate non sottoposta a sequestro. Questo sarebbe un sito, rileva infine Conti, che dovrebbe essere oggetto di bonifica, come è avvenuto a Gela. Ci vuole un interessamento della politica che lo faccia rientrare tra i siti da bonificare.